Orgoglio essere qui a distanza di pochi mesi perché da aprile venimmo a parlare con il sindaco, con Giovanni Accadino del nostro progetto, un progetto di tutela di questa pianta tipica del nostro territorio. La marena dei Colli di San Pietro è un prodotto tipico regionale. Registrato nel registro regionale dei prodotti agroalimentari. Ed è questa la peculiarità del nostro prodotto, che in questa zona piccola della penisola sorrentina, che stiamo tra Sorrento, tra la costiera, tra il Golfo di Napoli, il Golfo di Salerno. Questo lembo di terra così piccolo possa nascondere allo stesso tempo, negli anni, proliferare questa pianta, una pianta che è molto antica e ricca di storia. Allo stesso tempo, siamo anche orgogliosi, che l'Associazione Archimede, ha subito, colto il nostro intento, che era non soltanto quello di l'intento agricolo, quello di poter salvaguardare e riprendere questo prodotto tipico, ma allo stesso tempo era quello là anche di dargli un profilo culturale, un profilo anche storico, perché all'interno della Marena parla della nostra terra e del nostro territorio, anche delle persone che comunque sono passate per i Colli di San Pietro e hanno fatto sì che arrivasse a noi ad oggi questa pianta.